Ogni martedì torna hashtag Rossazzurri. Cari amici di hashtag Sicilia, buonasera, ben ritrovati nella nostra rubrica che parla appunto delle vicende della squadra rossazzurra. Catania che è in forte crisi, visti gli ultimi risultati non eccellenti. Chiaramente la sconfitta di Torre del Greco ha aggravato la situazione degli uomini di Zeoli che appunto sono usciti sconfitti per 2-1 dalla sfida di Torre del Greco. Ora giovedì altro match fondamentale, quello contro il Giuliano, che purtroppo anche questa sfida si giocherà a porte chiuse. Per commentare le vicende della squadra rossazzurra, però, non sarò solo oggi perché c'è una piccola novità. Purtroppo per motivi lavorativi non ci sarà Giorgio Grasso, che tornerà chiaramente già dalla prossima settimana ad essere dei nostri, ma c'è un altro opinionista d'eccellenza che è Peppe Sapuppo. Ciao Peppe. Buonasera a tutti, grazie Federico. Ciao. E siamo Non ti qua, e siamo imbarazzare, non qua. ti imbarazzare, dai. No, va Sei di bene, non casa, ti ma sei di casa, preoccupare. tra l'altro, ripeto, grande tifoso del Catania, per me è tra l'altro grande intenditore di calcio, quindi non è un caso che tu ti ritrovi in diretta con noi. Io ti cederei subito la parola perché in questo momento appunto vorrei sentire il parere, no? di un tifoso come sta vivendo questi momenti del Catania e cosa ne pensa del Catania, anche perché andremo a risentire il sondaggio che abbiamo fatto in queste ultime ore tra le vie della città, sia sulla chiusura appunto della gara col Padova, ma anche sulla sconfitta di Torre del Greco che ha aggravato la situazione in classifica. Peppe, a te la parola, ruota libera, inizia, argomentiamo il curatore del Greco, ecco, poi cominciamo. Grazie Fede. È una situazione veramente difficile, non me l'aspettavo. Cioè, premessa, inizio stagione ero convinto che il Catania magari avrebbe fatto un campionato discreto, no? Perché comunque risalendo dalla Serie D, comunque ambientarsi tra i professionisti, soprattutto dopo il fallimento, c'è bisogno un po' di ingranare. Mi aspettavo un Catania magari in lotta per le prime 5 posizioni, quindi comunque un Catania sempre sul pezzo, in grado di tentare in qualche modo la promozione diretta, comunque di stare nella parte alta della classifica. Però la situazione in cui siamo arrivati oggi, cioè dopo l'ultima sconfitta, tra l'altro partita importantissima contro la Turris, che è quintultima, quindi praticamente subito dietro di noi. È Esatto. stata una sconfitta abbastanza grave. Turris che non, diciamo che sul piano del gioco non ha niente da, in teoria sulla carta, da invidiare a quelli che sono gli effettivi del Catania. Però la squadra ha dimostrato proprio di non essere un gruppo coeso. Ci sono stati tanti episodi che mi hanno fatto Hai riflettere. tirato un Già tema questi ben segnali. interessante, ecco. Però, Fede, già questi segnali li ho avvertiti contro il Cerignola. Cioè, col Cerignola, primo tempo, tutto sommato, si lottava in campo, magari non si mostrava un Esatto. gioco perfetto, però secondo tempo la squadra ha mollato anche fisicamente e mentalmente. Ha avuto la Sì. fortuna di costruire quell'unica occasione da gol che Zamarini ha sfruttato alla perfezione. Però ti può andare bene una volta, 2 volte già. Poi soprattutto in trasferta il Catania sta facendo una fatica incredibile. Cioè, più, già in casa fa, è difficile, ma in trasferta veramente, veramente un rullo di marcia molto, molto Purtroppo sì, preoccupante. purtroppo. E contro la Turris, anche qui, stavolta al contrario, primo tempo dominato dalla squadra di casa, doppietta di Iallo, anche lì gol subiti, molte disattenzioni difensive, però soprattutto in fase di costruzione del Catania, questa è tutta la stagione che sta pagando a livello di costruzione di gioco, sono molto, li vedo molto spaventati i calciatori. Verissimo. Non chiedo magari di giocare a memoria, capisco che c'è stata anche una mini rivoluzione nel mercato invernale, però almeno costruire quelle trame di gioco, quelle 3-4 occasioni da gol, si può fare. Il Catania fa fatica a segnare, cioè non Esatto. possiamo dipendere tantissimo da Samuel Di Carmi, che ha avuto anche diversi problemi fisici, e le 2 nuove punte acquistate, Costantino e Cianci, non hanno dimostrato, diciamo, di essere sul pezzo. Le poche occasioni, Costantino, ce lo ricordiamo cosa si è mangiato, ora non mi ricordo, contro davanti La la Picerno porta, contro il Picerno, contro il Picerno, quella per me è clamoroso, quell'errore
aveva tutto il tempo. Ma sono, secondo me, caro Peppe, gravi errori appunto di concentrazione, magari la squadra mentalmente non è serena, questo è chiaro. Ma ovviamente, oltre al tuo parere, sentiamo anche un gradito ritorno ai nostri, nei nostri, appunto, nei nostri canali, che è quello di Gianluca Virgillito, giornalista di Catania Today e di TVA Sicilia. Ciao Gianluca. Ciao ragazzi, Fede, grazie per l'invito, sempre un piacere. So che hai fatto un grande sacrificio per essere qua e io veramente ti ringrazio perché, ripeto, per me questi sono gesti davvero, davvero importanti. Io vorrei subito da te, ecco, a caldo, un parere flash, no? sul Catania, la sconfitta di Vittoria del Greco, cosa non ha funzionato. C'è tanto da dire, però voglio da te un sunto in maniera appunto, ecco, sintetica. Ecco, innanzitutto concedimi proprio qualche secondo per rispondere a quello che mi dicevi. Mi fa tanto piacere, non è stato un sacrificio, l'amicizia, oltre che l'essere colleghi tra noi, è una cosa che è assolutamente importante per me, quindi nessun sacrificio, ma proprio c'era il piacere di partecipare a questa chiacchierata. Per quanto riguarda il Catania, invece, andando, diciamo, agli argomenti più importanti della trasmissione, ritengo che sia un momento estremamente delicato, dove sono saltati determinati equilibri, direi fondamentali e fondanti di una società di calcio. Quindi in questo momento si vive in una situazione di deriva generale in cui in discussione sono entrati praticamente tutti. Il banco di prova con la Turris era determinante perché era uno scontro diretto, possiamo definirlo così. Il Catania, allungando sull'avversario in classifica, avrebbe di fatto archiviato la pratica perché avrebbe tolto punti alla Turris, ne avrebbe guadagnati altri su altre compagini, avrebbe archiviato la pratica, invece l'ha clamorosamente riaperta. Io confidavo molto su questa partita perché era un po' la partita della vita, no? Quella che vincendola ti mettevi alle spalle un po' di problematiche. Invece abbiamo visto che alcuni problemi di questa squadra si sono riproposti, si sono addirittura accentuati, per cui ritengo che sia veramente un problema ormai atavico, ma una situazione davvero critica che questa dirigenza, questa società ha l'obbligo di risolvere per non rischiare di finire in un piazzamento play-out che sarebbe veramente un dramma e un fallimento totale. Diciamo, tu mi hai chiesto la sintesi, è difficile perché bisogna analizzare più aspetti. Io credo che oggi ciò che sia più preoccupante è la totale assenza di una essenza, gioco di parole, di squadra. È una parvenza di squadra, è un accozzaglio di giocatori che scende in campo, non sa quello che fa, non si dimostra applicata sull'obiettivo, ha problemi fisici, non so se la guida tecnica viene seguita, ma questo ce lo siamo chiesti con Dabbiani, ce lo siamo chiesti con Lucarelli, ce lo stiamo chiedendo con Zeoli. A questo punto non credo che sia questo il vero problema, però oggi siamo arrivati veramente ad un punto di non ritorno, e vedere il Catania precipitare in classifica così, dopo investimenti per circa 10 milioni di euro complessivi per una stagione, io sfiderei chiunque a non essere preoccupato e infastidito anche da quello che si vede in campo. È chiaro, ieri ad esempio Peppe, no? Il vicepresidente Grella, diciamo che ha un po' parlato, no? Delle critiche e dei fischi, magari, ecco, forse riferendosi alla gara contro il Cerignola. Vorrei da sapere da te prima un tuo pensiero, no? Quindi su queste parole, se concordi con il vicepresidente o se non sei d'accordo sul suo parere. Beh, è chiaro che il vicepresidente debba difendere quello che è la società, la squadra, quindi anche il fatto che lui sia deluso dai fischi. Sono comunque parole che cercano una sorta di difesa, però è una difesa molto sterile da parte del vicepresidente, perché è normale che i tifosi siano molto arrabbiati da queste prestazioni, ma anche dalla situazione in generale. C'è poca chiarezza, non si capisce bene chi in questo momento della squadra prende le decisioni, come diceva Gianluca. Intanto, partendo dalla squadra, il mister viene seguito e tutti i tifosi subito a dire: era colpa di Lucarelli, era colpa di Dabbiani, era colpa di Zeoli. Ora è colpa di Zeoli, però dobbiamo anche capire che secondo me qua il problema non è l'allenatore, ma è un problema proprio societario.
anche la campagna acquisti invernale che è stata fatta con questa mini rivoluzione ha portato dei giocatori che secondo me sono già giocatori che hanno dei problemi fisici, poi sono giocatori che arrivano in un contesto e non sanno come fare gruppo, cioè sono una cozzaglia, come diceva Gianluca, di giocatori messi in campo che entrano, cercano di fare la loro partita pensando però alle proprie giocate personali, cioè non c'è quel sentimento che unisce il gruppo. Questo i tifosi lo vedono, cioè l'ho notato io, ma l'hanno notato tantissimi miei amici, a partire, ripeto, col Cerignola. Ma ieri per me, l'altro ieri contro la Turris, secondo me è stato veramente una... cioè mai visto delle scene del genere. Parlavano, ho visto anche sui social, dell'immagine di Marsura, no? Che era a terra, quasi privo di sensi, e il primo frame che è stato mostrato, poi in realtà i giocatori comunque si sono avvicinati. Sì, questo lo ricordo anche io in diretta. Per accertare in diretta, comunque... Però il primo frame è stato quello del giocatore a terra e tutti quanti che si giravano verso la panchina. Ora non so se... Cioè, questo per me credo sia l'apice della situazione. Cioè, proprio la foto emblematica di questa stagione. Cioè, una cozzaglia di giocatori messi lì. Quindi Grella, sì, le sue parole sono... Vogliono difendere la squadra, vogliono difendere anche l'allenatore. Suzzelli ha detto che lui deve pensare comunque a lavorare. Lui dice di crederci ancora, perché ovviamente lui spera sempre che il Catania si qualifichi per i play-off, che possa puntare alla promozione in Serie B. Tant'è che... parlando per la gestione della prossima stagione, diceva, però non so dove saremmo noi, se in Serie B o in Serie C, escludendo totalmente la teoricamente, vorrei teoricamente dire a Grella che questo rischio è concreto. Ricordo, no, perché comunque oggettivamente questo è in fase di limbo. E sì, prima di farti continuare, Peppe, che io sono d'accordo con quello che hai appena detto, io leggerei intanto dei commenti, così salutiamo Marcello Mazzari, il collega che ricambiamo volentieri. Ciao Marcello. Filippo scrive, Filippo Tamburello da YouTube: ciao ragazzi, in base alle dichiarazioni di ieri di Grella è possibile capire meglio se davvero Lucarelli risulta esonerato o realmente ha rescisso? Anche su questo poca chiarezza. Io questo lo farei rispondere Gianluca, se hai notizie in merito su questa domanda di Filippo. C'è un'ufficialità che parla chiaro che l'intento della società era quello di allontanare il mister dopo quella partita, perché ci si è resi conto probabilmente che non c'erano più le condizioni per andare avanti. Lucarelli ha condiviso questa posizione e di fatto a quel punto si è arrivati ad una risoluzione consensuale. Se così non fosse stato, invece ci sarebbe stato un esordio. Ma a proposito di questo, c'è stato un comunicato ufficiale. Io non so, Federico, se posso anche riallacciarmi alle considerazioni che faceva tutto prima. Quello che vuoi. Sì. No, anche perché lui giustamente parlava della ricerca di fare quel che si può. Il problema è che questa ricerca la fanno solamente alcuni calciatori e non la fanno con un'idea di squadra, cioè non ci sono idee. Io credo anche che non ci sia determinazione. Oggi è arrivato un momento della stagione in cui a questi giocatori non si può dare più nessun alibi, perché quello che non si vede in campo, perché poi questi sono aspetti che in una partita di calcio, in una competizione sportiva, si vedono. Allora tu puoi perdere una partita, ma dare l'anima in campo, e allora quello è un discorso. Ma tu non puoi perdere la partita con episodi clamorosi in difesa, nessun tiro in porta o qualche tiro in porta sconclusionato e sporadico, senza mettere la gamba, non per fare male all'avversario, ma per fare sentire che ci sei e sei in partita, cioè sembri totalmente in balia dell'avversario. Oggi vogliamo parlare della società, vogliamo parlare dell'allenatore. Io credo che la prima cosa di cui dobbiamo parlare innanzitutto sono i calciatori, che non hanno scuse, perché anche se tu sei il calciatore più scarso della categoria, quantomeno ti devi applicare e quantomeno devi cercare di lottare per la causa. Manca questo. Allora questi giocatori vogliono lottare per la causa, per questi colori, hanno veramente sposato, come dicono a parole, questa benedetta missione Catania, sì o no? Poi gli errori ci sono stati, la dirigenza ne ha commessi un'infinità,
quest'anno, una infinità, partendo dal ritiro precampionato e arrivando fino ad oggi. È chiaro che parlarne ora così e dire c'è questo, questo e questo non serve a niente, perché ormai siamo arrivati al termine della stagione, la stagione se n'è andata a farsi friggere, per cui è chiaro che resta la parola buttata al vento, ma spero che sia comunque che si sia fatto tesoro di questa esperienza, perché Grella dice sicuramente prenderemo un direttore sportivo, ma dice anche tante altre cose che mi fanno capire che però determinati concetti non sono stati assimilati. Attenzione però sotto questo punto di vista a criticare la proprietà Pellegra, perché come dicevo prima Pellegra i soldi li ha messi, sono stati spesi male, terribilmente male, quello è un altro discorso, certo. Però ce ne basta da criticare Pellegra, bisogna fare delle valutazioni e dare secondo me dei compiti ben chiari, strutturare una dirigenza che sappia quello che fa, perché quello che ho visto è stato anche questo, non si è capito ad un certo punto chi faceva cosa. Hai detto tutto, Giallo, io condivido quello che hai appena detto, gli errori sono stati davvero davvero tanti. Ultra Scatania ci scrive: ciao ragazzi, io penso che Zeuli deve mettere chi è in più in forma. Peralta e Monaco devono giocare. Ieri a corner Grella ha fatto capire che prenderà un DS valido. Sì, chiaramente ieri Grella ha detto che prenderà appunto un direttore sportivo già prima della fine del campionato, perché vuole arrivare, ecco, prima su determinati giocatori, non vuole commettere l'errore commesso in estate. Questo, diciamo, questo passaggio non mi è dispiaciuto, perché alla fine ecco, uno degli errori secondo me di base del Catania di quest'anno è stato anche ad esempio fare un mercato, ecco, a spezzoni, soprattutto in estate, che si erano fatte determinate scelte a luglio e poi a settembre ne hai fatte altre, e questo chiaramente per una squadra nuova è penalizzante. Cioè ragazzi, non so se siete d'accordo con me, una squadra nuova, come per esempio è stato il caso di febbraio, ma come anche è stato all'inizio anno, ad amalgamare ci vuole molto tempo, molto tempo, a livello, non solo a livello tattico, ma anche a livello fisico. E questa è la cosa, è un dramma in questo momento in casa Catania, perché io almeno conto un infortunato a partita. Domenica è stato Marsura, ma a Padova non ricordo chi, ma comunque qualcuno, mi ricordo chi è uscito a Padova, ma comunque se non è stato a Padova è stato col Cerignola. Cioè insomma, un giocatore a partita rischia di farsi male. Ecco, col Cerignola ad esempio Furlan ha rischiato di farsi male. Cioè ragazzi, il problema di base è che non si sono fatte subito delle scelte determinate. Ho visto parecchia confusione nelle scelte di quest'anno del Catania, che si è rischiato, sta rischiando parecchio, perché basta vedere ragazzi la classifica che è questa, il Catania rischia un flop davvero importante, perché i playout sono solo a 3 punti. Il rischio ragazzi adesso è concreto. Io sono stato sempre ottimista, diciamo ho sposato più la linea di Grella nel dire io guardo avanti, perché è davvero impensabile che il Catania a inizio anno ma si potesse mai trovare in una posizione del genere. Non so se Giallo sei d'accordo con me, ma io fatico. No, guarda, io Federico, guardo questi numeri veramente cado le braccia a terra a vederli, perché sono numeri. La classifica esprime un concetto banale, ma in sé racchiude tutti quelli che sono i numeri del Catania, dai gol segnati alla difesa che prende gol che sono sempre determinanti, una squadra che non sa reagire, e poi tutto si riflette in quei numeri, in questi numeri che stiamo vedendo in questo momento. Allora è chiaro che se tu guardi alle partite che mancano e vedi il cammino del Catania e vedi sulla carta quelli che sono i valori, allora è chiaro che il Catania è in mano il suo destino, perché non è ancora dentro la zona play-out, potenzialmente può vincere le partite per mettersi in sicurezza. Il problema è che se poi tu giochi le partite come hai giocato quella di Torre del Greco, allora le puoi perdere tranquillamente tutte e non sai che cosa faranno le altre. Quello è il problema. Cioè ad oggi il problema è che il Catania è ingiocabile, il Catania è assolutamente una squadra che non puoi prevedere quello che fa. L'unica cosa che sappiamo è che puoi perdere con chiunque. Quindi alla luce di questo tutti fanno le loro considerazioni. Devi guardare al campionato partita per partita. È chiaro che in questo momento i discorsi come finale di Coppa, possibilità di playoff, non è inutile anche farli, bisogna guardare una partita dopo l'altra. Ripeto, io credevo molto in questa partita come un gettone che questa squadra aveva,
per dire alla città abbiamo sbagliato un campionato, chi c'era già dall'inizio o nel caso di chi arriva da gennaio abbiamo sbagliato le partite fino ad oggi, oggi ti faccio vedere che sono in grado di autodeterminare il mio destino, vinco a Torre del Greco, comunque raggiungo un risultato positivo, e il fatto che non riesci a raggiungerlo, tra l'altro con la superiorità numerica, con un tasso tecnico più elevato, è chiaro che oggi ti fa riflettere, guardare la classifica anche relativamente alle squadre che ti stanno dietro. Questo non significa essere catastrofici. Poi tra l'altro c'è anche un altro fattore, che è quello dello stadio vuoto. Io in questo caso ritengo sempre che sia una sconfitta e spero che questa squadra raccolga un po' di dignità collettiva, e anche per quei tifosi per bene che non saranno presenti sugli spalti del Massimino, decida di sfoderare finalmente una prestazione all'altezza e di guadagnare 3 punti che sarebbero fondamentali in questa corsa per mettersi in sicurezza. Sì, assolutamente, mettersi al sicuro è chiaramente la priorità, Peppe, del Catania, ma guarda, Peppe, anche il Giuliano, no? Che è in questo momento al 7° posto a quota 49, cioè, quindi non è che il Catania ha un impegno semplice giovedì, perché l'impegno è davvero ostico. Cioè il Giuliano, me lo ricordo all'andata, ha dato parecchio filo da torcere al Catania di Lucarelli, era un Catania via di entusiasmo dal gol di Bois contro la Turris, però ripeto, se non un Giuliano che se l'è battuto, se ti ricordi. Sì, ma quella è stata un'illusione, soprattutto dopo la vittoria contro la Turris. Forse ci stiamo riprendendo, ma poi alla fine abbiamo visto i risultati. Un Catania che è stato poi molto altalenante, poi dopo il mercato invernale è proprio in picchiata libera, è finito il Catania. Quindi sì, è andato in caduta libera. Quello è stato... Ma il Giuliano è un avversario difficile. Tra l'altro avremo anche lo stadio chiuso, perché dopo i fatti di Padova ovviamente è stato deciso sia di chiudere lo stadio per la finale di ritorno, sia anche per la partita di campionato contro il Giuliano. Quindi il Catania, ok, i tifosi in questo momento sono anche un po' arrabbiati, quindi ci sono molti fischi di solito nelle partite casalinghe, anche perché le prestazioni non sono eccellenti. Abbiamo visto contro il Cerignola, ma l'abbiamo visto anche nelle partite precedenti in casa, quindi non so se possa essere questo un vantaggio o uno svantaggio, cioè non avere il pubblico che sostiene. Forse in questo caso, capendo la situazione, si stava più vicino alla squadra, perché con Giuliano è secondo me un'altra finale. Cioè, ricollegandomi a quello che ha detto Gianluca contro la Turris, ma per me adesso ogni partita è determinante, perché avremo Giuliano, Francavilla, Messina, Sorrento e l'ultima, non mi ricordo adesso l'ultima, Benevento. Comunque sono tutte partite complicatissime, soprattutto quella dopo Giuliano contro il Francavilla. Se puoi rimettere un attimo la classifica, il Francavilla comunque sì, certo, è lì. Basta una sconfitta col Giuliano e una vittoria del Francavilla, cioè riportiamo anche il Francavilla, perché con questo Catania... Tra l'altro sì, te la vai a giocare dopo la finale di Coppa, quindi anche... Ecco, poi, esatto. Chiaro, ci sono parecchie difficoltà, è chiaro, a livello di impegni, di calendario. Dico, certo. Cosa darà la priorità a questa squadra? La finale di Coppa o la partita col Giuliano? Perché qua sembra veramente che si dia priorità a determinate cose, perché vedo prestazioni della squadra tipo quella contro il Rimini, che è stata una prestazione di cuore, dove il Catania ha dimostrato di essere in quel caso, in quello specifico caso, un gruppo, e poi andare a vedere le prestazioni di tutte le altre partite del campionato. Ora, proprio in merito... Perdonami Peppe, perché abbiamo le esigenze di tempi, perché io sono d'accordo con quello che stavate dicendo, e avete aperto chiaramente un argomento davvero importante. E poi andiamo anche a leggere tutti i commenti che vi prometto, ragazzi, che li leggeremo al rientro, prima di aver visto il servizio, appunto sul sondaggio che abbiamo fatto ieri insieme al collega Daniele D'Alessandro, per le vie della città. Quindi che umore serpeggia tra la popolazione e tra appunto, i tifosi del Catania, e soprattutto abbiamo chiesto un pensiero, no, sulla partita a porte chiuse col Padova, se effettivamente è stata presa una decisione giusta, oppure una decisione su cui magari si può non essere d'accordo. Andiamola a sentire, pochi minuti e rientriamo.
Una crisi senza fine per il Catania di Michele Zeuli, che perde anche lo scontro diretto dell'Amedeo Liguori contro la Turris per 2-1. La classifica si fa davvero preoccupante, con la squadra siciliana a soli 3 punti dai playout. Ma cosa ne pensano i tifosi rossazzurri di questa situazione? E soprattutto, sono d'accordo con la decisione del giudice sportivo di giocare a porte chiuse la finale di ritorno contro il Padova? Andiamoli a sentire. Allora, io credo che regna un po' di confusione sia in ambito societario, sia anche i giocatori stessi non sono sereni da questo punto di vista, e si nota, si percepisce anche televisivamente in campo, almeno questa è la mia sensazione a caldo. Non ci sono parole, non ci sono parole, veramente. Non ho neanche voglia di parlare, giuro, ragazzi. Un suo pensiero appunto sul momento del Catania, che è stato sconfitto a Torre del Greco. La situazione, per come giustamente tu vedi, oltre le sconfitte che ci possono anche stare, però se tu vai a vedere il fatto che è successo a Padova, non è un fatto così successo, perché è il malcontento di una città che poi, tra l'altro, non è che sono dei tifosi che vogliono bene a Catania, perché se tu vai a vedere quella partita, per esempio, che noi abbiamo affrontato a porte chiuse, che cosa sta facendo? Oltre a denigrare la squadra e privarla anche dal pubblico, quello sano, quello che vuole Catania che riprenda quella giusta strada che merita. Ecco, questo, poi ci ritroviamo noi a fare un campionato che addirittura possiamo avere anche questa possibilità di scendere, con una società alle spalle che ha sempre dato, perché sai, c'è tutto, uno dice, ma che problema dei soldi? No, il calcio è anche un assieme di cose, perché io sono stato uno che ha vissuto il calcio sin da bambino, e quindi vedere la mia città dal punto di vista calcistico, perché è una mia passione, questo mi addolora. La società ha fatto di tutto, ha sbagliato qualcosa la dirigenza, e i giocatori vanno ognuno per conto suo, ma non è colpa dell'allenatore e né di quello attuale, manco di quello precedente, per cui c'è qualcosa che non va nel gruppo, che sembra che si bisticciano tra di loro. No, i play-out non ci va, calai. Siamo pesi. Io l'ho detto dal primo giorno, questa squadra è senza difesa, senza centrocampo e senza attacco. Nel primo momento io ho detto sempre a tutti i tifosi, guardate che questa squadra, se prende i punti per salvarsi, siamo fortunati. E così è stato, perché ho visto alcune partite in televisione che decorrivano, poi perché c'è centrocampo a vuoto, che non esiste. Difesa, idem, attaccante, se il direttore sportivo ne capiscono da pallone, ne capiscono, ma chi sono? Ce l'ha a dire un tifoso che... Diffuso qualunque per vedere come è questa squadra. All'inizio, ma poi partita amichevole, all'inizio del campionato, una squadra. All'inizio del campionato, gli amichevoli li fa con le squadre più forti per vedere il suo rendimento. Amichevole non ha picchi, vedi che due amichevoli, con due squadre di eccellenza. Copa da no, e aspetta, ci pareggiava e ci pesse, ci ha perso. Perciò hanno sbagliato tutto, dall'inizio fino alla fine. Il Catania, se si stava, certo, è matematico. È inutile che dicono ci sono problemi societari, pagano, non pagano. Che buono, un premio servizio. Ma perché non si vergognano? Che se su squadre che non vogliono giocare, ma con eccellenza possono giocare. Te lo dico io, perché io ho figli che hanno giocato a calcio, io per loro non lo mastico veramente, perché ho figli settore giovanile, allievo, Puccini e cose varie. Non ne capisco, niente proprio, negato. Mi spiace per il suo presidente, che era venuto con tanto entusiasmo. Io, con il presidente, con lo segretario, non c'è niente. Sono la squadra, il direttore sportivo, che hanno sbagliato tutto. Ci sono giocatori di eccellenza. Purtroppo io non sono tanto sportivo, però mi interessa che il Catania, la squadra, vince, perché noi siamo giustamente catanesi, siamo tifosi del Catania, da una vita, da quando è nata. Che dire, ormai il Catania ci ha abituato a questo tipo di prestazione ed è una cosa brutta da dire, ma è così. Un primo tempo brutto, sulla falsariga di quello col Padova. Nel secondo tempo una reazione c'è stata, ma per via dell'espulsione del giocatore della Turris. È difficile da commentare questo Catania. La classifica mi fa preoccupare parecchio. Sono veramente molto dispiaciuto di vedere il Catania a 3 punti dalla zona play-out. Io mi auguro che nelle prossime partite possa uscire l'orgoglio di questa squadra, che è mancato per tutto il campionato, perché
rischiamo veramente di fare una brutta fine. Sei d'accordo sulla decisione del giudice sportivo di giocare la finale di ritorno a porte chiuse col Padova? Io onestamente avrei preferito ovviamente andare allo stadio, ma capisco anche che dopo i fatti accaduti si doveva dare un segnale forte. Mi dispiace per i tanti tifosi che dovranno assistere forse alla prima e chissà quando sarà la prossima finale del Catania da casa, però il sostegno non mancherà, questo è sicuro. Ci sta bene, perché sta andando malissimo il Catania. Veramente, non mi vanno neanche di parlare, veramente. Non è bella questa cosa, però se hanno fatto delle cose che non dovevano fare, la punizione ci vuole. E non critico, perché la FIFA fa delle cose buone. E penso che quando riguarda la violenza o tutte quelle cose, non fanno bene. È giusto che vengano puniti, mi dispiace. Sono catanese, ma sono equo. La legge è uguale per tutti. Io divido carne e ossa, sia carne che ossa. Comunque, magari qualcuno mi odierà, però io sono sempre qua in pescheria, se vogliono parlare con me, che vengono pure, non c'è problema. Io non lo so perché non ci sono andato mai allo stadio, sono tifoso ma allo stadio non ci sono andato mai, per via di lavoro, non per qualche cosa. No, è giusto giocare a Catania anche a porte chiuse. A porte chiuse purtroppo succede questa situazione e ora se la piangono, chi è combinato il danno, se la piangono, i signori tifosi che dicono solo che sono loro i migliori tifosi. E sono questi i veri tifosi del Catania, che devono combinare un danno alla società. Ora e sempre e sarà sempre così, fino a quando ci saranno questi tifosi, che non ne capiscono né di calcio e vengono solo per fare che cosa, per fare danno alle società. E noi calcio a Catania non ne vedremo mai per questo motivo. Che cosa ci porta? Ci porta ad andare ad affrontare una partita in difficoltà, perché il pubblico, come mi insegni, è il secondo uomo aggiunto in campo, e questo non lo possiamo fare, perché per certi comportamenti assurdi che hanno assunto, diciamo, quelle persone che secondo me non hanno niente a che vedere con la tifoseria, quella sana. E anche questo, perché ora il ritorno in Coppa noi siamo a porte chiuse. Allora, qua c'è una grossa parentesi da aprire. Allora, io sono d'accordo sul fatto che andava fatto a porte chiuse, però da un altro punto di vista si è andato a colpire quel tifoso che voleva vedere la partita, anche un bambino immagino, che voleva vedere una partita fondamentale che non avveniva da anni, il Catania a giocarsi un titolo importante in Serie C. E quindi per colpa di pochi hanno colpito praticamente un'intera tifoseria. Sì ragazzi, siamo tornati qui appunto in diretta, abbiamo visto appunto il sondaggio, che dire, appunto le parole del ragazzo, l'ultimo intervistato, sono proprio eloquenti. Un bambino tifoso del Catania, magari, ecco, i primi tifosi del Catania saranno privati di vedere la finale contro il Padova. Questo penso sia la più grande sconfitta di una piazza, di una città che ha dimostrato di essere passionale, di essere vicina alla squadra, ma allo stesso tempo purtroppo alcuni, perché ovviamente quelli per me non sono per nulla tifosi del Catania, ma veramente è una scena che io definirei da no comment, ragazzi. Vorrei il vostro parere molto flash e poi leggiamo i commenti. Vai tu. È scena surreale quella di Padova, dove un gruppo di tifosi entra, ci sfonda il cancello che divide gli spazi dal terreno di gioco, picchia uno steward, perché c'è un solo steward, anche qui il sistema di sicurezza della società, comunque della città di Padova, che mette un solo steward lì. Su questo c'è da ridire, no? Cioè, ed entrano in campo per andare a rubare uno striscione, cercando lo scontro poi con la tifoseria avversaria. Cose che in passato purtroppo sono successe, però adesso fa ancora più male. Già la situazione è difficile per la squadra, per la società. Se aggiungiamo anche questi problemi, ovviamente non possiamo, cioè non ne veniamo fuori, non ne usciamo, perché la punizione è severa, ma la punizione è giusta. Anche io sono stato privato di vedere per la prima volta la finale di un trofeo, cioè
una prima finale che il Catania si gioca, un trofeo importante, però io sono d'accordissimo con la decisione, anche con la decisione della società di non presentare ricorso, perché bisogna mandare su questo ne ha discusso Trella ieri. Bisogna mandare le posizioni con Pellegra giallo erano diverse, no? Perché Pellegra voleva presentare ricorso, poi magari preso anche dalla rabbia, mentre Grella, ecco, ha frenato il presidente. Non ti senti, Giallo? Forse hai problemi di audio. Che a un certo punto non ti sentivo più. Vediamo? No, niente. Vediamo, aspetta. Parla? Niente. Mi sa, forse vediamo se... Magari prova a uscire e rientrare e vedere se ti senti. Sì, Peppe, chiaro che appunto ieri Pellegra ha commentato appunto, cioè Grella ha commentato appunto la decisione appunto della società di non presentare ricorso. Io leggerei un attimino i commenti, ad esempio Ultras Catania commenta ancora: ragazzi, vivo a Varese, vi posso assicurare che a livello mediatico arrivano pure qua i dubbi sulla stagione disastrosa. Prossimo turno potremo andare via un'altra volta perché la Turris va a Cerignola, ma tutto dipende da noi. Comunque Grella ha fatto capire che l'impegno ci sarà sempre, quindi smentisce il disimpegno del gruppo. Ecco, queste magari paure che il gruppo Pellegra si possa disinteressare, ecco, al Catania, ripeto, io le sento sempre ogni volta dopo che il Catania viene sconfitto da qualche squadra, poi magari appena si vince tutto questo passa in sordina. Io per questo magari non le trovo, ecco, di regola fondate queste attenzioni. Salutiamo anche Giorgio Grasso che ci segue, dal coro, che purtroppo ripeto, dalla settimana prossima ti incateni e vieni qua, assolutamente. Invece Salvatore Mascari, scusa se non metto il tuo messaggio di riflessione perché non si leggerebbe, è inutile girarci attorno, la squadra è questa, hanno cambiato 14 calciatori ma la sostanza non cambia, senza gioco prima, senza gioco adesso, sarà la preparazione, sarà il pubblico numeroso, sarà l'inferno, il clima, ma siamo giunti a 5 gare dalla fine, per cui adesso bisogna salvare il salvabile. Zeuli l'ha fatto capire, alcuni non sanno non sanno in che situazione siamo messi o non lo vogliono capire, bisogna fare 4 punti, diamoci una mossa. Giallo, vediamo se è rientrato, prova a parlare. Mi sentite? Okay. Ce l'abbiamo fatta. E io ti faccio subito commentare al volo perché fra poco si dovrebbe collegare anche Giovanni Finocchiaro. Mauro Vaccaro ci scrive: di regola dovrebbe essere chiuso anche lo stadio di Padova, requisiti di sicurezza inesistenti, la giustizia sportiva prima. Imbarazzante. Giallo, a te, scusami se ti ho dato questa flash. No, guarda, sicuramente ci sono delle perplessità legate alla quantità di uomini, ma credo che su questo chi di dovere andrà ad indagare, mi auguro che venga fatto. Di sicuro io non ero lì onestamente per raccontare l'impressione che abbiamo avuto vedendo le immagini, che ci fossero poche persone lì a poter eventualmente arginare un fenomeno come quello che poi è avvenuto. Se mi permetti, rispetto a quello che si diceva prima, ovviamente dirò una banalità, ma dobbiamo fermamente opporci a qualsiasi forma di violenza che si va a verificare sia in uno stadio e sia altrove. Sono d'accordo con la società nella scelta di non intervenire per quanto riguarda il ricorso, quindi che poi si sia arrivati a questa sintesi. Credo che sia un aspetto assolutamente positivo, perché anche la dirigenza in questo modo ha lanciato un messaggio. Hanno ragione quei tifosi, li ho ascoltati anche con interesse, dicevano anche loro, devo dire, con grande senso di maturità, che ritengono comunque la decisione giusta, perché determinati atteggiamenti devono essere in qualche modo colpiti. Mi dispiace oltremodo, e purtroppo diciamo che nel calcio si può fare poco, cioè nel senso, o tu riesci a rintracciare tutte le persone che si rendono protagoniste. Oggi sappiamo che esiste il criterio della responsabilità oggettiva, tu che decidi di fare calcio sai che devi accettare anche questo criterio, pertanto esatto. Se si verificano queste ipotesi pagano tutti. Esatto, tra l'altro leggo il commento di Rosario Scalia che proprio è indicativo su quello che hai detto tu appena, proprio ora, Giallo. Buonasera da Treviso, quindi ci seguono anche da fuori Catania e questo per me è un vanto e un piacere. Non vedevo l'ora di recarmi a Padova per vedermi il mio Catania. Tutto bello per i primi 45 minuti. Per colpa di pochi hanno rovinato l'entusiasmo della serata. Una vergogna, certa gente non era interessata neanche a vedere la partita ma a fare danno. Tutta la responsabilità credo sia giusta darla per
persone che hanno dato l'accesso allo stadio o persone che non potevano appunto neanche entrare. Sono d'accordo con te, Rosario. Io chiaramente mi associo all'appello che ha fatto ora Gianluca. Io non posso associarmi alle violenze inaudite, perché è brutto vedere il Catania, ragazzi, nelle prime pagine del TG1, del TG5, quindi magari ecco che va a riecheggiare quel 2 febbraio che ancora è oggi, ancora oggi una spada di Damocle, perché ribadisco, con Giallo ne abbiamo parlato anche nella sua trasmissione Note Rossazzurre su Radio Studio Italia. Spesso commentiamo la decisione delle trasferte vietate. Spesso si impedisce, ecco, al tifoso del Nord Italia, al tifoso del Centro Italia, chi abita anche al sud, di poter andare a vedersi le partite, o comunque anche di partire e farsi la trasferta, che è comunque sempre una bella esperienza, ma sono legati a questi episodi, purtroppo, molte volte le trasferte vietate, oltre a tutte le evidenze del caso. Spesso si vengono vietate proprio per questo motivo, per questa recidiva che abbiamo da anni, per questa nomea che c'è da anni, e purtroppo i fatti di Padova, e su questo voglio soffermarmi, vanno a confermare proprio questo, purtroppo, ragazzi, vanno a confermare proprio questo, e agli occhi spesso, quindi, delle questure, di chi organizza gli eventi sportivi, avremo sempre questo appellativo. E mi dispiace, per questo io ho molta proprio rabbia da cittadino catanese nel vedere appunto una situazione di questo tipo e vedere penalizzata la piazza, no, di Catania. Anche tifosi per bene, no, che vengono da tutta Italia, vengono da ogni parte del mondo, molte volte c'era gente organizzata, io so, che voleva scendere apposta per vedersi la finale di ritorno e non potrà farlo. Ripeto a quei bambini che non potranno assistere alla finale di ritorno. È un peccato, è una sconfitta sportiva, per colpa di pochi pagano tutti. Purtroppo il calcio è anche soprattutto questo. Abbiamo Giovanni Finocchiaro che si è appena collegato con noi e lo salutiamo. Ciao Giovanni. Ciao, mi sentite? Vediamo un pezzettino, sì, di qualcosa, forse vediamo, non ti vediamo benissimo. Ecco. Era un pezzettino di mano perché sto tenendo il telefono in vivo. Ciao, okay. Giovanni. Ciao. È un piacere averti, collega, chiaramente, no, della Sicilia e della Gazzetta dello Sport, ogni mattina puntuale, come sempre, con i suoi articoli. Vorrei subito da te, visto che hai tanti impegni di redazione, chiedere subito un tuo pensiero, no, sulla partita con la Turris, sull'imminente, sul Giuliano, e appunto tutti i fatti che sono avvenuti nell'ultima settimana che hanno funestato purtroppo la società rossa-azzurra. Della Turris ho scritto abbastanza, nel senso che i quattro erano per tutti, ma allora non è il voto per essere maestrino, assolutamente, lungi da me, però è una sottolineatura di quello che abbiamo, almeno io personalmente ho, non dico protetto, ma ho atteso un segnale di risveglio che non c'è stato quasi mai. E quindi, se prima sono stato un po', come dire, non permissivo, io non devo comandare, non devo fare niente, però se nei giudizi i giudizi sono stati un po' tolleranti, perché c'era sempre questa speranza di, come ho vissuto purtroppo anche in altre stagioni, ci sono state stagioni belle, quella meno bella, in 40 anni che segue il Catania, e allora poi alla fine, quando la misura comincia a diventare quasi colma, è giusto un po' fare notare, no, a qualcuno o al gruppo in generale che a Catania, come in altre città, molte cose non devono essere più tollerate. E mi riferisco alla prestazione, mi riferisco... Allora, le voci non le voglio manco riportare, perché magari, come per esempio quella fotografia di Marsura a terra e i compagni distanti da lui, poi c'è... Ieri a Telecolor ovviamente è spuntata anche un'altra foto dei compagni invece che poi si erano avvicinati. Però al di là di questo c'è un atteggiamento che io ho definito o di paura o di vigliaccheria o, peggio ancora, di incapacità tecnica di esprimersi. Perché, ragazzi, cioè, uno può aver fatto la Serie A, ma se poi la sera se ne va in giro a pensare ai fatti suoi, no? Magari a riflettere sui fatti suoi, non ci siamo più.
e forse ogni riferimento è puramente casuale. Quindi se tutte le stagioni fossero simili o uguali non ci sarebbe problema oggi per il Catania, perché si è dotato di un organico molto quotato, no? su per quello che sono i precedenti dei giocatori, ma qui non stanno dimostrando assolutamente nulla. E poi devo dare retta, perché saranno anche vere, attenzione, non ho approfondito, ma è roba di colleghi che ho rispetto come rispetto tutti. Se poi magari la gente sostituita va anche a litigare con l'allenatore, evidentemente non c'è qualcosa che non va. Al contrario, questo è in dubbio, no? Questo è in dubbio, è chiaro, che al momento tira molta tensione. Ma io dico, ma come, io spesso mi domando, ma come si è venuta a creare questa situazione? Cioè, è solo frutto di scelte o magari, ecco, qualcosa proprio all'interno, nel complesso Catania non ha proprio funzionato quest'anno? Perché, dati alla mano, ragazzi, parliamo di una delle peggiori stagioni della storia del Catania, a livello di numeri. Io non ricordo, io magari sono più giovane, ecco, di voi, però magari andando a spulciare tutto il Catania minuto per minuto non ricordo una stagione così. Magari forse quella a cui si fecero i play-out con la Nocerina a Catanzaro o a Cosenza, non ricordo in questo momento, ma nell'87-88. Credo che sia 80... 87-88 forse. Nell'88 sì. In C1 si fecero i play-out. Io ricordo quelle stagioni lì, ecco, in cui magari Catania oppure la stagione in cui si arrivò in eccellenza dopo il 93, ecco, quindi magari quelle lì, però chiaramente erano dettate da fattori extracampo, ma certo. Qua ragazzi, con una spesa di importante è difficile, ripeto, commentare un'annata così, Giovanni, no? È complicato, anche perché la cosa che mi fa rabbia, no? Ci sono state delle stagioni in cui il pubblico ha anche protestato e ha disertato, è andato poco allo stadio, no? Mi ricordo la stagione del Covid, quella fa parte di un altro capitolo, ma ci sono stati dei momenti di protesta in cui magari allo stadio ci andavano poche persone, ma adesso con 18.000 persone, non 20.000, una squadra ti reagisce così. Cioè, io ho un'esperienza da ignorante, proprio ignorante, quando quella volta l'anno scendo allo stadio per fare 30 secondi al massimino per la partita del cuore di Luca Napoli, ci sono 15.000 persone. Allora io non ho paura di una partita amichevole, però quell'atmosfera ti gasa, ti deve gasare, non deve farti paura, perché comunque per 38 partite, non la 39esima, 38 partite, il pubblico è sempre incitato, quindi non riesco a capire qual è il timore, quali siano le pressioni. Poi è chiaro che purtroppo sui social c'è chi scrive in maniera considerata, che magari leggono tutti, chi invece, usando il dialetto, si etta con tutto scecco e scrive qualsiasi cosa. Parlo di tutti, di noi giornalisti, di tifosi, di opinionisti, di chiunque. E quindi questo vortice, che non è nato mica quest'anno, ma c'è già da una decina d'anni, anche qui non è che ti deve impressionare. Perché se io mi vado a leggere tutti gli insulti che mi arrivano da colleghi e da persone che scrivono di calcio, leggendo o non leggendo i miei articoli, allora non dovrei scrivere più. Il discorso è simile, no? Perché io vado in edicola con un giornale di carta stampata, che quello è, se io sbaglio una virgola o una E sull'accento, divento il caprone del mondo. E quindi devo stare attento, è capitato, mica, ma non è che mi chiudo a chiave a casa e mi metto a piangere, cerco di reagire, di fare meglio, di stare più attento. E credo che è un discorso che vale per la vita, non solo per il pallone, per la nostra professione. Sì, assolutamente. Posso fare una domanda a Giovanni? Tutto sì. Quello che vuoi, Giallo, vai. No, Giovanni, io ti ho ascoltato ovviamente con interesse. A volte ho quasi la sensazione che questa squadra non abbia né quell'aspetto gasante, tra virgolette, no, di cui tu parlavi. Quindi io vedo uno stadio pieno e in qualche modo
mi sento in dovere, mi sento responsabilizzato, mi sento anche portato a dare qualcosa in più perché c'è tutta quella gente per me, ma io non vedo, probabilmente non c'è neanche quella pressione negativa, cioè io questa squadra la vedo quasi priva di ogni tipo di emozione, non è neanche secondo me un timore, non è una spinta, non è neanche un timore, semplicemente proprio non incide questo fattore secondo me. Volevo sapere se anche tu hai avuto questa impressione, sembra quasi che alcune volte si automotivino in partite importanti e in altre decidano quasi di passeggiare. Questo credo che sia l'aspetto peggiore, perché a volte manca proprio quell'aspetto dell'impegno, che è l'unica cosa che in realtà si chiederebbe a questi giocatori al di là del risultato. Allora, io conosco Michele Zeoli, ti rispondo così, conosco Michele Zeoli da 30 anni, ma forse anche di più, da quando ha cominciato a giocare a pallone, perché ha cominciato a giocare a pallone nella squadra del mio paese, nel Giarre. Ed è stato sempre una persona di una schiettezza e di un'onestà. Non è cambiato nei 30 anni, e questo lo posso testimoniare io. Poi ci sta un momento che è incavolato, ci sta un momento in cui ti manda a quel paese, però è stato sempre, con tutti, non solo come una persona lineare. Se una persona del genere, con tutta la sua onestà e col carico di lavoro che ha adesso sulle spalle quasi da solo e col suo staff, ovviamente, la dirigente, ti va a dire qua nessuno deve scansare i problemi, io faccio giocare tutti perché tutti si devono sentire responsabili di questo problema, di questo, diciamo, di questa situazione, non di questo problema. Che vuol dire? È facile interpretarlo. Evidentemente vede persone che se ne fregano, persone che tirano la carretta. L'altra volta aveva fatto, parentesi, da quando è l'allenatore del Catania, io non ho mai fatto una telefonata privata a Zeoli, perché rispetto la persona, rispetto la professionalità sua, non lo voglio mettere in difficoltà. Ma quando viene a dire, l'altro giorno ho letto che in una delle dichiarazioni, che una grande mano gliel'aveva data Silvestri, che è infortunato, mi ha dato da pensare che non può andare in campo. Ci sono persone e persone, evidentemente, perché non ha nominato, faccio nomi a caso, Teglio, Buà, Ndoi, un pochino lo sta cercando di incoraggiare, non ha nominato altre persone. E ha nominato un infortunato che sta cercando di, ha nominato Sturaro, che nonostante non abbia giocato se non 2-3 partite, si è infortunato di nuovo, però dice che è responsabile, cerca di, nello spogliatoio di... facciamoci i quattro conti. Evidentemente ci sono giocatori che tanto il procuratore si sistema sempre da qualche parte, va. Cioè, si è sistemato il mio ex socio Mariano Messera ai tempi della Serie A, che è tornato dove era, in Uruguay, in Argentina, ma figurati se... E quindi, siccome poi questi giocatori hanno quel procuratore forte che gli trova per giunta il pane per l'anno successivo, ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega? E quindi magari qualcuno, non tutti, qualcuno il problema lo scansa. Se il messaggio è questo, e siamo messi male. Cioè, servirebbe veramente un attimo di orgoglio personale e poi anche di gruppo. Perché se io vado a scrivere delle cavolate sul giornale, il giorno dopo apro gli occhi 4 volte, mi concentro ancora di più e cerco di non sbagliare. Poi magari sbaglio di nuovo, ma l'impegno glielo metto. Qua manco l'impegno, vedo. Esatto. E non parlo solo di calcio, quindi nel calcio... vuoi fare una domanda tu a Giovanni? Se impegni e lavori, ottieni. Se te ne freghi... No, la domanda che vorrei fare a Giovanni è ricollegata un po' anche a quella di Gianluca. Questo per quanto... Gianluca ha fatto una domanda per quanto riguarda la squadra, ma io invece vorrei chiedere a Giovanni, ma la società, la dirigenza in tutto questo, da vicino non lo vede, non vede proprio questa mancanza di impegno, di... Cioè, anche la società mi sembra molto apatica da questo punto di vista, cioè molto fredda, come tutta la squadra. Cioè, almeno questa è la sensazione che mi sta dando. Vorrei chiedere a te se magari c'è lo stesso se provi la stessa sensazione. Allora, sì, la mia stessa sensazione. Ti rispondo subito. Io un paio di settimane fa, per la prima volta, sono rimasto a parlare con Grella 2 ore. Non era mai successo se non il giorno nei giorni del suo arrivo a Catania, quando è stato ospitato al giornale, in redazione, ogni tanto per le interviste. Stavolta
Mi sono fermato a parlare per 2 ore e passa. Allora, non lo voglio né difendere né anche attaccare, però lui ha un modo di pensare e di agire che è diverso da tutti quei dirigenti che sono transitati a Catania. Poi può essere un atteggiamento giusto o sbagliato, apprezzato o meno, compreso o meno, ma lui, come tutta diciamo, la società, sta cercando di dare un'impostazione all'insegna, non dico dell'educazione, perché non siamo signorinelle, quindi non siamo educandi alla prima esperienza, quindi... però sta cercando di impostare il discorso su delle regole comportamentali ben determinate. Ti faccio un esempio. Ma voi pensate che Teglio è infortunato? Ma speriamo di sì, perché così guarisce. Io ho la mia impressione, secondo me no. Però poi mi attengo a quello che dice. Anche io ho questa impressione, Giovanni, anche io. Ecco. E non parliamo solo di squalifiche. Quindi se c'è da appendere un giocatore al muro, state tranquilli che già ne ha appesi un paio al muro il signor Grella, anche se non lo dice in giro. Non l'ha detto neanche a me quel giorno. Però mi arrivano queste voci, ho questa sensazione che non è che si fa passare tutto quanto liscio, anzi, però all'esterno dà l'immagine di un'apatia che in realtà non è quella, assolutamente, perché sta perdendo lui credibilità, sta perdendo tifosi, sta perdendo fiducia da parte giustamente di fattori esterni, tra tifo, tra appassionati, quindi non penso che se la... questa cosa se la subisce così. Poi posso anche dire, come ho scritto 100.000 volte, che ha sbagliato tantissimo all'inizio, nel mezzo, adesso, a gennaio. Col senno di poi si può dire che ha sbagliato. Quando ha cambiato 12 giocatori, se andiamo a rileggerci certi commenti, a cambiare mezza squadra, a ghittare tutti i pari fora, rifacciamo la squadra genere, l'ha rifatta. Con quello che c'è in giro, perché come diceva un grande personaggio di calcio come Pietro Di Spinzieri, ex fisioterapista e massaggiatore del Catania, se vai al mercato del pesce alle 6 di mattina trovi le prime scelte, e ci vai alle 11 trovi quello che trovi, e a gennaio è come se fossero le 11, no? Per chi va a fare spesa. Certo. È chiaro che quando fa la conferenza stampa io gli chiedo, anche altri gli hanno chiesto, ma ora a fine anno che fa? Si fiderà di questi giocatori? Non ti può non dire questa squadra è forte, la voglio anche per l'anno prossimo, perché altrimenti già che non ti giocano, ti giocano un poco. Ma cosa vuoi che ti dica un dirigente per mezzo della bufera? Ora li butto tutti giù dalla nave. L'anno 21 Chiaro. Ci saranno tutte le considerazioni da fare, dipende da dove ci troveremo. Ecco. Chiaro, assolutamente. Io, Giovanni, ti ringrazio perché siamo ovviamente in chiusura, siamo un po' stretti con i tempi. Grazie di cuore per essere intervenuto, ti riaspettiamo ovviamente a braccia aperte. Grazie e complimenti per il tuo lavoro quotidiano che fai da anni, sei una delle colonne portanti del giornalismo catanese e ripeto... No, i complimenti no. Mi imbarazzano, non mi voglio. No, però buona, io ci tengo, cioè nel senso... Con errori e con cose tanto buone. E allora grazie per essere intervenuto e ti aspettiamo. Ci vediamo chiaramente allo stadio per le prossime. Un abbraccio a tutti. Grazie. Ciao Giovanni. Ciao Giovanni, grazie. Ciao. Ringraziamo chiaramente Giovanni Finocchiaro che è stato con noi. Ovviamente noi siamo in chiusura, ma io prima di chiudere voglio leggere i commenti che sono stati tantissimi. Mi dispiace non averli potuti leggere tutti perché chiaramente sono stati una marea. Tra l'altro hanno chiesto a Giovanni Finocchiaro cosa ne pensasse di Padova, ma purtroppo con il fatto che dobbiamo chiudere a breve, purtroppo non possiamo parlarne. Qua appunto Salvatore Mascali, che salutiamo, ci scrive che spesso si esagera sempre con il Catania, a Roma, a Verona fanno di peggio. Sì, assolutamente d'accordo, però chiaramente il problema, l'ho detto prima, caro Salvo, purtroppo abbiamo a mio avviso una pessima nomea. Giancarlo Pratania da YouTube ricorda bene che appunto la partita Catania-Nocerina 2-0, rete di Carletto Borghi e Marini a Cosenza, allenatore Bruno Pace, presidente Attaguile, fu penso il punto più basso, l'unico play out giocato nella storia
nella Germania. Credo sia saltata la connessione a Peppe, è saltata la connessione anche a Gianluca, quindi concludiamo, se sta concludendo naturalmente questa puntata, forse, ecco, Peppe... No, io ci sono, però prima... Ti era forse partita qualcosa, perché si sentiva male, si sentiva sgranato. Gaetano Bellia ci scrive: ogni giocatore dovrebbe farsi un esame di coscienza sul loro operato, ne vale nel futuro del Catania o altrove. Di questo sono assolutamente d'accordo. Scusate ragazzi, sono talmente tanti commenti. Andrea Lavantia è positivo, dice: vinceremo la Coppa e andremo in B. Io sono positivo, pure essendo in una situazione brutta, i playoff sono un altro campionato. Sicuramente i playoff sono un altro campionato, però prima Peppe salviamoci, e questa è la cosa ci dobbiamo salvare. Ma l'ha ribadita anche lo stesso Grella: prima pensiamo alla salvezza e poi ha parlato anche di questa preparazione in vista dei playoff. Magari chi lo sa, un altro campionato. Possibilmente questa squadra con un moto d'orgoglio, non lo so, una specie di miracolo, il Catania, non lo so, entrando nei playoff riesca a fare qualcosa di mai visto, sarebbe unico nella storia, esatto, sia del Catania, esatto, ma anche del calcio stesso, quindi io me lo auguro ovviamente. Cioè, io leggo veramente questi ultimi due e poi veramente ci salutiamo. Intanto ringrazio Gianluca che è riuscito a ricollegarsi, purtroppo questa puntata è falcidiata oggi da connessioni. Ne succedono di ogni. E vabbè, come ogni martedì del resto, capita anche a me purtroppo. Gaetano Bellia ci scrive: Grella lo vede anche lui, è un combattivo, lo era in campo e lo era anche fuori, si è cambiato una squadra, indietro non si può tornare, si cerca di limare, ma lo sa pure e sa pure chi a giugno andrà via. Poi Salvatore Mascheri, ripeto, non metto tutto il commento perché altrimenti si occupa dell'intera schermata, con un presidente che non ha problemi finanziari, un presidente che ama Catania, il presidente che ha speso milioni sia per fare la prima squadra, poi a gennaio ne ha fatto un'altra, perché fargli spendere denaro a vuoto se non ha preso fin da subito un attaccante vero, Starita, Catulano, Artistico, ed altri invece sempre con problemi, e Grella ha toppato, compreso Lucarelli. Allora, io sul mercato aggiungo, perché è chiaro, Grella ha provato per esempio a portare Artistico al Catania, era a Milano, ha parlato a lungo con Magri non lo voleva dare, chiedeva 1 milione di euro, Starita ad esempio chiedeva tantissimo, infatti il Benevento, liberandosi dell'ingaggio di Teglio, ha preso Ernesto Starita, che poi, ripeto, ragazzi, smentitemi, ma non sembra che a Benevento stia facendo sfraceli Starita. Caturano, ecco, poteva essere forse un obiettivo, però è normale che magari si è virato su altro. Ripeto, poi i numeri a fine anno parleranno. Ragazzi, scusate se vi ho tenuto 3 minuti in più, io ringrazio Gianluca che come sempre è puntuale, impeccabile e preciso, e ti aspetto ancora una volta alla prossima puntata di Hashtag Rossazzurri. Ciao Gianluca. Grazie a te Federico, ciao, nonostante le mie problematiche di connessione oggi ci siamo riusciti, ti ringrazio per l'invito, sempre un piacere, grazie anche a Giuseppe, un abbraccio a voi. Ciao Gianluca, ringraziamo il collega Gianluca Virgillito, e poi ovviamente ringrazio te Peppe, perché questo debutto è Hashtag Rossazzurri è stato superato a pieni voti. Grazie, purtroppo per il fatto che non si potrà andare allo stadio, l'effetto Sapuppo non ci potrà essere. Lo so, con Giuseppe Sapuppo presente in Curva Sud, il Catania non ha mai perso, pareggiato, insomma, quindi ha dato sempre un contributo importante. Purtroppo io magari riesco a entrare in qualche modo, sono l'unico spettatore. Ci sono mali fruscoli, purtroppo, mali fruscoli, perché se tu non ci sei allo stadio... No, speriamo di no, Fede, speriamo di no, per favore, dai. La Giuliana è una partita importante, per favore. Sì, esatto, speriamo esatto. Che riesca a vincere il Catania. Ciao, ciao. Grazie, Fede, grazie mille. Ciao. Una buona serata. Ciao. E poi ovviamente ringrazio tutti quanti voi, siete stati in tantissimi, soprattutto leggo da YouTube, quindi questa è una cosa che fa piacere, perché non solo andiamo in diretta su Facebook ma anche su YouTube e Twitch. Ringrazio tutti, ringrazio i miei ospiti, ci rivediamo settimana prossima con una nuova puntata di Hashtag Rossazzurri, il talk, sempre qui dalle 19 alle 20. Alla prossima!